Oggi il nuovo CONAD, ci troviamo all'interno e con il presidente Marzio Ferrari. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Oggi è un grande giorno anche per me, credo, dopo tanti anni di lavoro che abbiamo cercato di presentarci sulla città di Vigevano con un punto di vendita all'altezza della città, credo. Oggi siamo qua, dopo tanti anni che siamo su questo mercato con un piccolo negozio, oggi siamo qua con un negozio importante, con un assortimento ampio e profondo, che era quello che desideravamo da tempo per dare ai nostri clienti di Vigevano. L'altra cosa interessante, io credo, noi abbiamo lavorato tanto anche con l'amministrazione da questo punto di vista, abbiamo cercato anche sui localismi. Cioè la gente, i nostri consumatori che verranno a trovarci in questo negozio potranno trovare anche dei prodotti locali. Noi ci tenevamo tantissimo, ma anche l'amministrazione, abbiamo fatto un grandissimo lavoro da questo punto di vista, potete trovare tantissimi prodotti del posto. L'altra cosa importante, io credo in un momento difficile come questo, al di là dell'investimento, che è stato un investimento molto importante per noi, ma l'assunzione di 35 dipendenti. In un momento difficile come questo abbiamo conservato il posto di lavoro nel negozio che abbiamo chiuso, quello più piccolo. Avevamo alcuni addetti, li abbiamo portati nel nuovo negozio, ma abbiamo assunto altri 35 persone. Credo che in un momento difficile come questo sia un obiettivo molto importante. L'altra cosa che ci tenevo a sottolineare è che noi tutte le volte che assumiamo, non è assumiamo 50 per poi selezionare all'interno, noi la selezione la facciamo prima per poi garantire a quasi tutti che gli addetti che abbiamo preso rimarranno a far parte del nostro organico. Anzi, noi ci teniamo e crediamo che col tempo si possa anche ampliare. L'altra cosa importante è che, a differenza del negozio piccolo di prima, qua abbiamo un assortimento sui freschi molto, molto più ampio. Abbiamo la pescheria, abbiamo la gastronomia, abbiamo tanti di quei servizi e addirittura abbiamo fatto anche un bar che noi aspettiamo numerosi i nostri clienti, soprattutto al mattino, venire a fare la colazione, sedersi tranquillamente e in sicurezza per fare la propria colazione, per fare la spesa con tranquillità e calma. Abbiamo tra l'altro in centro a Vigevano, abbiamo anche dei posti al coperto, che non è una cosa da poco, anche questo è un servizio che abbiamo cercato di dare, abbiamo voluto fortemente questi parcheggi perché crediamo di dare anche qua un ulteriore servizio al centro di Vigevano, perché siamo proprio in centro. Certo. Perché abbiamo visto anche che gli scaffali sono abbastanza distanziati, soprattutto anche diciamo come le norme di sicurezza in vigore, molto spazio ho notato. Sì, beh, il negozio si prestava, come dicevo prima, eravamo veramente in un negozio prima molto piccolo. Adesso chi era abituato a frequentarci e vede questo ambiente, io credo che è tutta un'altra cosa. Sarà una soddisfazione personale mia, ma anche per i soci che opereranno qua dentro e per i dipendenti, ma anche e soprattutto per i nostri clienti e i futuri clienti di Vigevano e non solo di Vigevano che ci verranno a trovare. L'altra cosa che ci tenevo anche a sottolineare è che metteremo anche in piedi un servizio a domicilio. Ci stiamo lavorando, per il momento siamo solo pronti per fare un servizio per preparare la spesa, perciò il cliente può chiamare, mandare un'email o telefonare o quello che riesce a fare e venire a prendere la spesa già fatta. In futuro, molto breve, stiamo parlando di 10-15 giorni al massimo, potremmo fare anche la consegna a domicilio. Credo che in un momento complicato come questo sia anche un servizio ulteriore. Grazie mille Presidente. Prego, grazie a tutti voi.